Lo stretto rapporto tra arte e territorio traspare nelle preziose architetture, le quali si aprono al visitatore in un ampio ventaglio variegato di edifici di stili ed epoche differenti. Sintesi delle architetture dei secoli XVI e XVIII è Palazzo Treglia, caratterizzato dallo spazioso arco decorato con palmette e fiori e dall'annesso oratorio di San Michele, dove si conserva una pregiata statua del santo titolare. Rococò è il portale di Palazzo Veris, scolpito nel Settecento con nobile eleganza, attribuibile alla raffinata mano dello scalpellino alessanese Emanuele Orfano. Passeggiando per il centro storico si può notare la cura e l'attenzione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. È un continuo immergersi nel mare della storia e della tradizione, in un profondo respiro in cui è forte il richiamo al retaggio greco. Avvicinandosi a Piazza San Giorgio si staglia un complesso di fabbricati rinascimentali, decorati con sobria eleganza e perizia. Probabilmente in antichità i locali fungevano da botteghe. La piazza, posizionata sul lato periferico del centro storico, per secoli è stata il cuore pulsante dell'economia locale. A fare da cornice sono i caratteristici portici perimetrali, esempio di architettura mercantile cinquecentesca, rinnovata con diversi interventi di ristrutturazione nel corso dei secoli. La costruzione fu promossa dall'umanista melpignanese Monsignor Niccolò Maiorano, allo scopo di ospitare e organizzare le attività dei mercanti che animavano l'economia del paese. In passato i commercianti provenivano da tutta la penisola, in particolar modo da Napoli, Bari e Lecce, caratterizzando la piazza per la vendita di tessuti di vario genere, dalla seta alla lana. A dominare lo scenario architettonico è la facciata della chiesa matrice, dedicata a San Giorgio, e innalzata nella prima metà del 400. L'edificio ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche e variazioni. Rappresenta una sintesi di stili artistici differenti che spaziano dal Rinascimento sino alla fine del Settecento. Il Santo Cavaliere troneggia al centro della lunetta del portale cinquecentesco, intento a colpire il drago, simbolo del mare. L'interno dell'edificio si apre con l'aula scandita dalle tre navate e dagli altari laterali. Nelle decorazioni si possono facilmente notare i vari rifacimenti effettuati nel Settecento. A fianco alla parrocchiale sorge la deliziosa chiesetta dell'Assunta, anticamente dedicata ai santi Rocco e Sebastiano. La cappella è ornata dal grazioso portale, scolpitura attribuibile al maestro alessanese Placido Buffelli.